Davide, hai partecipato a questa iniziativa. Che consiglio ti senti di dare ai ragazzi più giovani? Sento sicuramente di dire di utilizzare i social in maniera giusta, in maniera equilibrata e niente, di farne un buon uso soprattutto. Cambiando argomento, il pareggio di Bologna, quanto è stato importante per voi? È stato importantissimo perché niente, venivamo comunque anche da un altro pareggio con il Sassuolo e abbiamo fatto anche fuori casa, siamo andati con un Bologna che veniva da una grande vittoria contro l'Inter, un Bologna agguerrito, ma siamo riusciti a strappare un pareggio fuori casa che per noi comunque rimane importante contro una diretta concorrente. State piano piano assimilando sempre di più i dettami di Mister Prandelli e state avendo sempre più un'identità che assomiglia sempre di più alla tecnica. Sì, assolutamente sì, non è stato facile, non è facile perché comunque c'è stato comunque un altro cambio di allenatore e quindi piano piano stiamo entrando nella sua ottica di pallone. Però adesso piano piano i risultati già si vedono e stiamo comunque continuando a lavorare per amalgamarci sempre di più. La sfida di domenica con la Lazio, gara fondamentale per il vostro cammino. Tanto cosa ti aspetti? Soprattutto, cioè, a questi punti il pareggio di Bologna ha poi assicurato gli animi in chiave salvezza o per voi non è ancora chiuso nulla? Per noi rimane sempre l'obiettivo salvezza, no? È sempre aperto perché comunque vediamo anche che le squadre sotto vincono, ad esempio anche ho visto il Frosinone ha vinto, quindi rimane sempre aperto, niente chiuso, il calcio ti riserva sempre delle belle e delle brutte sorprese a volte. Per quanto riguarda la gara con la Lazio sappiamo di trovarci davanti comunque una delle squadre che lotta per l'Europa e sappiamo che è una squadra molto forte. Però noi in casa nostra, anche con il nostro pubblico, possiamo dire la nostra. In queste prime settimane di lavoro di Prandelli, secondo te cosa è cambiato maggiormente nel Genoa? Ma il mister è molto, diciamo, è una persona tranquilla, quindi ha dato molta serenità e molta tranquillità nel gruppo. Poi ovviamente sappiamo quanta esperienza ha, anche dal punto di vista mentale. Però dai, non sono io a dire appunto quello che ha fatto il mister, è molto bravo anche dal punto di vista tattico, quindi lo stiamo seguendo. I nuovi acquisti sono subito integrati alla grande, abbiamo già parlato di Sanabria, adesso è arrivato anche il gol di Lehrager. Importante per trovare anche il gol dei centrocampisti, importante trovare il gol anche dei nuovi arrivi. Sì, assolutamente sì. Comunque anche la squadra è stata brava a farli amalgamare bene, a farli integrare subito. Niente, ma è molto importante anche appunto come hai detto che segnano i centrocampisti perché ci dà morale comunque. E anche Sanabria è arrivato molto molto bene, Ivan Radovanovic sono arrivati veramente con lo spirito giusto, uno spirito giusto appunto per questa piazza che chiede questo. Grazie. Grazie. Grazie.